Allora è vero, sono proprio donne. Fanno cantare donne, sti matti. In che sanno cantare meglio di noi? Le femmine non sono voci bianche, solo noi lo siamo. No! Voi lo famo vedere noi? Sì, sì, andiamo, prendiamo un palco. Andiamo Ma voi, francesi, con tutte queste novità, regolazione di Tevere, restauro dei monumenti e ora vire donne che recitano, credete di rendere un servizio a Roma? Certamente. Roma sarà la seconda città dell'impero, una città moderna, efficiente. E così la distruggerete. Roma ha il suo volto che le viene dai millenni, dai suoi re, dai suoi papi, dai suoi briganti, dalle sue rovine, dalle sue pigrizie. Roma è bella così com'è. Voi siete artisti, pittori, poeti, letterati. Guardiamo un po' al passato. No, la verità è che di veri artisti qui non ce n'è manco uno. E che ne sai tu? Chi sarebbe il vero artista? Sì, ma sì. Vieni a vedere la mia mostra. Sì, ma se vi levano un po' di pecore con acquedotto, un ragazzetto mezzo nudo col ciuffolo in bocca, o Dubovia all'ora del tramonto, voi siete belli che finiti. Poi ve la prendete con i francesi che vi tolgono l'ispirazione. La verità è che non c'avete niente da dire. Ecco, questa è la verità. Guarda, guarda quei castrati come che girano nelle palle. Ma ste famose donne, quando arrivano? Io vedo solo uomini. Quel grassone, quell'altro zozzone impiccato lassù, tutto qui. Ma chi è incastrato? Castrato? Queste donne! E che donne! Dai. Pardonnez ma maladresse. Jeunesse oblige. De Cugnè, andiamo giù platea. La voglio vedere da vicino. Sarebbe molto poterla invitare a pranzo a casa mia, con te naturalmente. Beh sì.